Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi video un po' diverso, usciamo da quello che è il mondo nerd per entrare nel mondo del fitness. E quindi sono qui per presentarvi un super ospite. Abbiamo Alessandro Luciani, meglio noto come Alex Lucio PT. Ciao Alex. Tutti, ciao a tutto, ciao, ciao Valerio, ciao caro. Come stai? Tutto bene? Sì, dai, dai, nonostante tutto sto bene, si combatte un po' come tutti, dai, alla Eh fine. sì, è un periodo un po' così. Eh beh, dai. Allora, il format è lo stesso con tutti gli ospiti, ovvero una mezz'oretta di chiacchierata dove io ti farò 5 domande. Perfetto. Però io prima ti chiedo di presentarti. Allora, sì, sono Alessandro Luciani, mi ha detto Valerio, sono conosciuto sul web e sui social come Alex Lucio PT, web con il sito internet alexluciopt.com, con cui ho nominato anche il canale YouTube. Ho scelto un acronimo che uso per tutto, almeno così è anche più semplice trovarmi, anche perché Certo. capisco che nel rame di internet di personal trainer online ce ne sono un'infinita. E niente, ho avviato la mia attività di personal trainer online da circa un annetto, ho il canale YouTube da qualche mese e niente, mi alleno da 20 anni con passione da 2014. Ecco, infatti, questo anche per differenziarti, no? Da quelle persone che magari prendono il brevetto in 2 giorni, nel weekend. E già fanno le schede. Tu quant'è che ti alleni? Hai detto 20 anni. Ecco. Sì, alla fine dal 1999, per l'esattezza. Allora io ti Sì. faccio una domanda che non era programmata, non era tra quelle scritte. Cosa Quella mi pensi di piace. queste persone che con 2 giorni si prendono il diplomino e già da, che ne so, lo fanno sabato e domenica, già dal lunedì schede e preparano ragazzi? Dimmi la tua. È drammatico. È drammatico perché. Perché sminuiscono questo mestiere, che è il mestiere più bello del mondo, se lo fai con passione, cioè perché entri proprio nell'intimo delle persone. Quando tu prendi un brevetto, che poi sono sacrosanti questi brevetti, perché si impara molto, anch'io, molti dei miei corsi di aggiornamento durano un weekend o anche si fanno anche online, alcuni li ho fatti per mesi, però bisogna farne più di uno, non puoi pensare di farne uno e conoscere tutto, ma soprattutto con l'esperienza che hai. Quello, l'esperienza che hai è la cosa più preziosa, perché se non hai esperienza su te stesso, non potrai mai, mai, mai trasmetterla all'altro, né dal vivo, né tantomeno online, che lì è un altro pianeta che bisogna approfondire. Poi parliamoci chiaro che nel mondo del fitness non si finisce mai di imparare. Quindi bisogna Esatto. sempre rivolgersi, ma credo in un qualsiasi campo, a un professionista. Comunque adesso anche il web ha dato molti benefici, no? Anche a te ti ha permesso di lavorare online, no? Di fare consulti online, ma c'è tanta gente che praticamente, anche non avendo fatto nulla, però magari avendo un buon fisico, perché magari si allena anche bene, è tutto un po' amplificato e questo secondo me fa solo danni. Esatto, esattamente, esattamente. Sì, esattamente. E già il fatto del buon fisico, hai detto la parola chiave. Spesso un trainer è giudicato dal suo fisico e stop. Il problema è che spesso dietro il buon fisico c'è un mondo che sai meglio di me da cosa è fatto. Quindi anche se hai un buon fisico non è detto che ti sai allenare bene, anzi, spesso è anche più pericoloso perché magari non ti sei allenato bene, il fisico l'hai ottenuto in un annetto, 2, 3 massimo, e vai ad allenare persone che magari fino all'altro ieri facevano soltanto la corsetta nella pista ciclabile e li rovini. Bene. Seriamente. Allora io colgo la palla al balzo proprio per farti una domanda che mi ero già preparato, ovvero cosa ne pensi del doping? Perché alla fine di questo abbiamo velatamente parlato in questo momento. Ma Sì. soprattutto io vedo sotto molti dei tuoi post, o anche, non so, su YouTube, ti dico la verità, però su alcuni post la gente che ti dà anche addirittura del bombato. C'è il commento classico, no? Ma non dire che sei natural quando è evidente che ti bombi, oppure, ma con le bombe ero capace pure io. Quindi la domanda, diciamo, è divisa in 2 parti, ovvero cosa pensi del doping? E soprattutto, cosa rispondi a queste persone? Allora, il doping, per quanto mi riguarda, in linguaggio fumettistico, per essere anche in tema con te, Esatto. diciamo, è il cattivo. E senza il cattivo non esiste il buono. Quindi,
nel mio caso specifico mi ha aiutato, sono sincero, mi ha aiutato a venire fuori come professionista, come, anche come figura nei social, nel web. Perché io nel 2014, dopo anni di comunque allenamenti, sì, ma non cura dell'alimentazione, nel 2014 ho cominciato a curare alla perfezione l'alimentazione. E guarda caso, nel 2014 ho ottenuto il fisico che ho sempre sognato. Poi però mi sono accorto che mostrandolo sul web, perché comunque avevo anche il piacere di mostrarlo, perché è un risultato che ambivo da anni. E poi frutto di sacrifici anche. Ah, certo, assolutamente, ma ci mancherebbe, sacrifici, nel senso che con gli studi, le cose, la programmazione degli alimenti, eccetera, eccetera. Poi negli anni poi diventa sostenibile, negli anni con l'esperienza, ma all'inizio devi fare proprio il monaco, se no non certo. Ottieni niente. E nei commenti, i commenti su web, ma anche dal vivo, in palestra c'è qualche ragazzo che mi dice, senti, oh, scusa, senti un po', ma tu, dimmi la verità, ma quell'addome come l'hai fatto? Ma come ho fatto, Ciccio? Mi vedi che mi alleno tutti i giorni qua dentro, cioè, ma di che cosa stai? Sono manco i prodotti, non li conosco nemmeno, ti posso dire, non li conosco, nemmeno li voglio conoscere. Quindi, a quel punto mi sono posto la domanda, dice, ma qua ho ottenuto un qualcosa che di non normale, di sopra la media. Perciò ho cominciato a propormi in quel modo, per far capire alle persone, soprattutto ai ragazzi, cioè, è che soprattutto ai ragazzi che si approcciano al mondo del culturismo, del bodybuilding, che natural, drug free, senza bombe, si può ottenere il fisico che abbiamo sempre desiderato, si può, bisogna fare le cose fatte bene, non bisogna avere fretta, bisogna affidarsi a dei professionisti seri, e si può ottenere esattamente il fisico che si è sempre desiderato, ovviamente assecondando la propria genetica. Certo. Che sia sfavorevole, ma non ci bisogna nemmeno pensarci. Una genetica sfavorevole esce fuori soltanto quando hai fatto di tutto per ottenere il meglio che puoi. Quindi inutile starsi a fare tanto, scusa i termini, pippette mentali sulle cosine, le cose. No, bisogna fare le cose con criterio e poi forse sì, dire forse se ero così magari potevo ottenere questo, ma doping zero, è illegale, fa male, al di là del discorso fisico, che fa male al fisico, fa male alla testa. Statisticamente la maggior parte dei bodybuilder morti, al di là di patologie pregresse, che è la giustificazione che si usa sempre, il problema è la psiche, la testa, parti di testa. Quando smetti di allenarti e di farti di steroidi, parti di testa, perché non ti vedi più bello, non ti vedi più come volevi, già ti vedevi piccolo quando eri grosso. Pensa dopo quando smetti, perché non puoi più usare certi prodotti, perché hai finito i soldi, o perché certo. Non gareggi. Perché poi non facendo le gare, poi non c'è più gli sponsor. Esatto, esattamente, e finisci per, purtroppo, pace l'anima loro, suicidarti. Purtroppo succede questo, la depressione porta al suicidio. Questo più delle volte, sì. Porta a forti stati di depressione. Quindi attenzione, perché natural, da drug free si può, ragazzi, si può. Quindi andiamo anche a rispondere a tutte quelle persone che poi si sente, no, soprattutto negli ambienti, ma senza le bombe non ce la puoi fare. Dicono, no, tu lo sai meglio di me. Arrivi a un punto, se vuoi fare, no, il gradino successivo, però il gradino successivo, cioè cos'è il Mister Olimpia? Perché cioè, una volta che sei arrivato a farti un fisico, come Cristo comanda, cioè il next level qual è? Il Super Saiyan di terzo livello? Capito che ti voglio dire? Cioè, non lo so, forse c'è anche molta confusione su questo argomento. Il livello successivo, nell'aver ottenuto il fisico dei tuoi sogni, è mantenerlo. Non è così semplice. No, cioè, assolutamente. Ogni anno, se non rifai, diciamo, tutta la programmazione in un certo modo, infatti a me non piace farmi vedere durante l'inverno perché non sono più grosso, cioè, però perché a me piace farmi vedere quando sono bello tirato, perché quella è la mia concezione. Quindi l'estate, l'estate. E poi dopo qualche foto la metto perché sono più grosso, la canottiera è figo, eccetera, eccetera. Però poi bisogna mantenerlo, perché se non si fanno delle periodizzazioni di massa, definizione, fatte in un certo modo, non mangiandosi Mac la mattina alla sera nel massa, fatto in un certo modo, si mantiene o si progredisce piano piano, piccolo step, specialmente quando si è giovani, che si ha una carica micidiale, se si viene allenati bene da giovani, si fa di tutto, ragazzi, cioè veramente spettacolare, quindi
Quindi non fare come facevo io quando facevo la massa, che pasta, pizza, panini, vabbè, tanto sto in massa, sto in massa. È una copertura. No, non è una copertura. Allora, dico questa piccola cosa perché magari chi ci sta vedendo adesso non sa che io e Alex ci conosciamo già, perché lui si allenava nella palestra dove lavoravo io e ci siamo allenati insieme anche per un periodo. Solo che a me faceva l'effetto contrario la palestra, capito? Quindi... No, si scherza. Quello che ci tengo a dire è che lui, a differenza di tanti altri che comunque passano per le palestre, tu ad esempio mi ricordo che tu venivi con la rotella tua, venivi con degli attrezzi tuoi particolari che in palestra non c'erano. Questo magari, no, è la cura nel dettaglio, che tanti non hanno. Tanti magari si fanno bastare quello che la palestra ti dà, che di solito dovrebbe, no, ti dovrebbe bastare comunque. Invece c'è chi fa, no, lo scalino successivo e comunque cura anche il dettaglio. Magari sì, una rotella, c'è una cura nel dettaglio particolare. Tu praticamente appena entravi, diciamo, in sala pesi, vedevi subito che Alex era sopra la media, anche per questi dettagli. Ci tenevo a dire questo prima di continuare a parlare. Grazie, grazie, vale, grazie. cioè, magari vedi l'attrezzino, oh figo, però non sai neanche a che serve, quindi alla fine chiedi, fai, però tu hai colto certi dettagli, quindi diciamo che l'approccio mentale, anche se poi non l'hai applicato, però... E poi, nonostante da noi c'era... C'è un insegnante, un mister di tutto rispetto, molti, molti giovani, vedevo, molti ragazzi che comunque a te ti hanno sempre chiesto aiuto e ti hanno sempre chiesto molto, o sbaglio, ricordo male. Tanto piacere lo facevo, ovviamente rispettando tutti i ruoli all'interno della sala, però con tanto piacere Certo, lo facevo. Certo. Rispetto dei ruoli è fondamentale. Assolutamente, ci mancherebbe. Allora, tornando al discorso dove tu prima dicevi alimentazione, dieta, costanza, volevo parlare della motivazione, cioè tu dove trovi la motivazione e soprattutto che consigli dai a delle persone che magari iniziano a fare una dieta e poi mollano, iniziano ad allenarsi e poi mollano? Dove trovare la motivazione? Questa è una bellissima domanda su cui poggia tutto. Allora, io ai padri di famiglia, che sono anch'io, il padre di famiglia fa lo step successivo e lo può fare in maniera molto facile. Nel senso, tu, padre di famiglia o anche mamma, devi essere il supereroe di tuo figlio. Il supereroe, ma non perché per i muscoli, per l'addome, no, il supereroe è un esempio di salute. Un esempio di salute e prestanza fisica. Adesso facciamo figli sempre più tardi, 30, 35, 40 anni. Un bambino di 2 anni e mezzo ti devasta fisicamente. Se tu non sei pronto, ti devasta. Perciò bisogna essere pronti, bisogna essere forti, ma a lungo. E l'unico modo per essere forti e pronti a lungo è allenarsi e mangiare bene, perché altrimenti poi dopo, alla lunga, il fisico si deteriora. Tutto ciò che noi del nostro corpo non usiamo si affloscia, lo perdiamo per sempre, che poi dopo va anche, diciamo, è una cosa fisiologica del fisico. Nella vecchiaia il nostro muscolo si atrofizza e se non viene allenato si atrofizza molto più velocemente. Quindi è una cosa fisiologica, non è che lo dico io, proprio così. Guardate, gli anziani Carucci e tutto quanto, ma se quelli che si allenano, e ne abbiamo qualche esempio anche nella palestra in cui ci allenavamo insieme. Ottantenni che fanno squat, che fanno bicipiti, panca, ragazzi, cioè, ma non, cioè, bisogna entrare in una palestra, al di là del discorso dell'online, bisogna entrare in una palestra di queste, perché non sono tutte con lo schermino, ci sono ancora palestre in cui c'è chi allena persone di una certa età, e vedere con i propri occhi, usciamo un po' ogni tanto dal discorso ciò, da web, smartphone, eccetera, eccetera, entriamo dentro le palestre. E quindi, ma il giovane che fa? Il giovane è la stessa cosa. Vuoi un fisico della Madonna? Ok, lo inizia, perché più presto inizi e più verso i 25-30 anni, quando raggiungerai la maturità muscolare, ti ritroverai con un fisico degno di questo nome e non di un lanciatore di coriandoli. Ok? La definizione, c'è tempo per la definizione. Adesso costruisci muscolo, sei giovane, costruisci muscoli, ti sollevi di tutto a 23 anni, 22, 18 anni. E dopo puoi pensare al fisico stellare, ok? Però la motivazione
da queste piccole cose, i piccoli obiettivi a breve termine, un padre di famiglia, bimbo supereroe, un ragazzo giovane, ok, fisico per la spiaggia, eccetera, eccetera, il benessere comunque psicofisico, che è quello che deve legare sempre tutto. Ok, quindi diciamo che l'importante non è fare, diciamo, progetti motivazionali a lunghissimo termine, ma andare un po' più sul concreto. Esatto. Ok, quindi questo è il tuo segreto per la motivazione, che poi io mi ricordo che tu ha tolto, come si dice, quando facevamo le presentazioni a fine anno, no? I saggi, ecco, non mi veniva il nome. Tu comunque facevi una dieta, io mi ricordo che tu sgaravi una volta a settimana, che era il sabato, il venerdì, non ricordo, basta. Cioè, basta. Sì. E mi ricordo che prima del saggio tu neanche quello, se non ricordo male. No, assolutamente cioè, tu proprio... no. E questa è una cosa molto difficile. È difficilissimo, ma è difficile all'inizio. Perché una volta che si capiscono certe dinamiche, come funziona il tuo corpo, non quello dell'altro... non il mio, il tuo corpo, certo. Come reagisce allo sgarretto, come reagisce alla patata, no, la patata quella che si mangia, ah, come, okay. Reagisce, come reagisce all'introito di acqua, se ne metti troppa, se ne metti poca, a proposito, raga, bevete perché non beve nessuno, e acqua, non acqua. Come capiti certe dinamiche, poi dopo, man mano, negli anni, se si ha la costanza per continuare, negli anni viene da sé che ci si regola, poi magari lo sgarretto lo fai due volte, magari fa... perché riesci ormai tu, quando vai al supermercato a compri le cose, tipo Matrix, no? Cioè tu non vedi più il barattolo di pomodoro oppure la busta di insalata, tu vedi proprio i macronutrienti, tipo come il codice di Matrix, capito? Una cosa del genere, capito? Alla lunga sì. È così, lo so, io non sto dicendo che è una cosa facile, però non sto dicendo che è impossibile, non è impossibile. No, è impossibile, no. Impossibile, no. Esatto. Però si ricollega al fatto della motivazione, più è forte la motivazione e poi viene meno tutto il resto e conta solo quello per cui hai deciso di impegnarti. Esattamente, esattamente. Allora, una domanda semplice, semplice, ma allo stesso tempo molto complessa. Perché hai deciso di venire su YouTube? Perché hai deciso di aprire il canale? Allora, un discorso molto pratico. Allora, in testa ce l'ho sempre avuto. Infatti il mio canale, se vai a vedere le informazioni, ha data di creazione nel 2014, ma come contenuti e come sviluppo ho cominciato a caricare, e comunque ho pulito tutto quanto quello che c'era, a marzo, marzo 2020. Quindi 40 anni. Praticamente in quarantena, esatto, in quarantena, un po' perché avevo un po' più tempo, un po' perché ho sentito anche il bisogno di venire incontro alle persone che di punto in bianco si sono ritrovate senza la possibilità di allenarsi in palestra, quindi senza istruttori, eccetera, eccetera. Io l'attività di personal training l'ho avviata a settembre 2019, quindi era comunque avviata, certo. Per quanto possibile, insomma, per brevissimo tempo. Okay. Però questo strumento che è YouTube, che è il più classico per i video, mi sta aiutando nel proporre sia ai miei clienti sia anche al mondo del web i miei video, che sono molto semplici, con il linguaggio della strada. Poi li giro qua dentro nella mia piccola palestra, quindi ho ampia possibilità di movimento. Certo. Arrivare con dei piccoli suggerimenti e creare proprio dei video di istruzioni molto semplici su tutti gli esercizi. E quindi questo era lo scopo principale. Infatti poi ho creato anche una scheda da divulgare per tutto il web, tutti i social, in cui è un PDF in cui se clicchi, tappico anche dallo smartphone, si apre il mio video in cui faccio vedere come si esegue l'esercizio. Quindi la base è stata questa, poi adesso pian piano la sto sviluppando, perché comunque oggi ho aggiunto anche video motivazionali, ho aggiunto anche altri tipi di curiosità sul mondo del fitness, sul mondo della storia del culturismo e bodybuilding, qualcosa anche a livello nutrizionale, integratori, insomma, ormai sono arrivato a 70 video, insomma, nel mio piccolo. Penso. Ci stai prendendo la mano, ci stai prendendo gusto. Dai. Poi c'è da dire che io all'inizio spinsi tanto, io ero uno dei primi che ti consigliò. Mi prendo questo piccolo merito che io ti dissi, ma perché non ti apri sto canale YouTube? Bravo. Ma sì, ci avevo visto lungo. Esatto, ma la risposta fu: finché non trovo il mio inquadramento,
È Io mi difficile ricordo trovare. che tu infatti eri un po' restio a sta cosa, non eri proprio quando te lo dissi tu eri un po', dici, ma Sì. non eri così convinto, ecco. Sì, esatto, perché comunque lo sappiamo tutti, di canali e video sul fitness Sì, ce ne sono un milione. ormai è un mercato saturo, se vogliamo. Però io poi penso sempre che chi merita, in un modo o nell'altro, comunque esce fuori, si distingue comunque dalla massa. Ma in ogni settore, credo, quindi perché non provarci? Tanto alla fine è gratis, mettiamola così, quindi. Esattamente, Allora, esattamente. Esatto. proprio a proposito di quarantena, a proposito di quarantena, un tema un po' spinoso, come ha influito sul tuo lavoro di personal trainer? La maggior parte dei ragazzi che seguo già si allenava in casa, perché vedendo anche me, che anche per il modo con cui mi propongo, diciamo dal punto di vista tecnico, pratico, non è cambiato praticamente nulla. I ragazzi invece che andavano in palestra, effettivamente, c'è stato un periodo, soprattutto quello di marzo, in cui c'è stato un adattamento, uno sconforto, un periodo un po' particolare, anche perché Yes, spesso brutto. nella palestra è anche una valvola di sfogo, anche per uscire dal quotidiano. Certo. Quindi convincerli che comunque l'allenamento in casa tecnicamente si può fare senza nessun problema è stata un po' dura. E perciò, dal mio punto di vista, è cambiato abbastanza poco. Anzi, io sono portato sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno. Sono una persona che dice sempre è nelle difficoltà che si vede il carattere, quello forte, quello serio. Quando va bene tutto, sono tutti Sono bravi, pochi no? bravi, certo. Ecco, mi sono sentito anche in dovere anche di offrire un servizio gratuito, con una scheda gratuita, appunto con i video che dicevo prima in quanto Ma riguarda il canale. questa scheda gratuita si può ancora trovare? Cioè, chi ti vede sul mio canale magari per la prima volta, dove può trovare questa scheda? C'è una playlist in cui presento la scheda gratuita con tutti gli esercizi e poi c'è all'interno della descrizione della presentazione c'è il link a cui richiederla. Sta anche come primo post in evidenza nella mia pagina Facebook alexlucio.pt.com e Ok. quindi è disponibile ovunque. Anche su Instagram, per esempio, nel bio c'è un link che riporta a richieste di schede gratuite e anche consigli sull'attrezzatura casalinga. Insomma, o qualsiasi canale, il mio canale social web è pieno di consigli base e gratis per tutti, insomma. E quindi, insomma, dal punto di vista dell'online, per quanto mi riguarda, non c'è stato un grosso cambiamento. Ecco, è più, ecco, nella mentalità delle persone e anche nella motivazione che dicevamo prima, c'è stata invece una parabola un po' discendente, che adesso ho capito, l'ho visto, è ancora peggio. Perché Sì. con lo spettro Eh sì, con lo spettro di nuovi lockdown, con lo spettro di nuove chiusure, le persone tendono a prenderla molto male. Beh, L'ho visto. non è stato facile, anche sì, dal punto di vista di testa, stare 3 mesi chiuso in casa, poi come sai lavoravo in una palestra, quindi io l'ho dovuto fare tutto, cioè non avevo neanche la scusa, magari, che ne so, un magazziniere, un ragazzo che lavora al supermercato, che bene o male esce Esatto. per andare al lavoro. Noi comunque stiamo proprio in casa e non è stato facile per niente, zero. Quindi Sì, no. capisco anche, Assolutamente, assolutamente. però tutto sta comunque nel rialzarsi, ok? È chiuso questo capitolo brutto, purtroppo non del tutto, però dobbiamo rialzarci, non possiamo essere vittima comunque di tutto questo. Allora, mio caro Alex, ti faccio l'ultima domanda e poi ti lascio libero. Io vorrei sapere. Anzi, prima faccio una piccola premessa, no? Io comunque sono nato nel 91, tu hai qualche anno in più di me. Sì, giusto. Quando io ero piccolo, no? Ad esempio, i cartoni animati, vedevi tutte queste figure, tutte pompate, che ne so, tipo i Man, Batman della serie animata che aveva un petto così, oppure, che ne so, in TV c'era Schwarzenegger, Stallone con Rocky, Conan il Barbaro. Quindi diciamo che noi, da piccoli, già eravamo improntati a queste cose, no? Quindi penso che tutti quelli della mia generazione abbiano avuto il pallino della palestra da sempre. Tu che sei magari qualche anno più grande, la tua passione è partita da lì. Allora, io sono convinto che dal punto di vista del subconscio, sì, perché comunque
fin da piccoli siamo sempre stati bombardati appunto da questi canoni estetici, come lo sono anche le ragazze, fin da piccole sono bombardate da determinati canoni estetici, che poi dopo, nel bene e nel male, si riversano in determinati risultati. Però per quanto mi riguarda, mentalmente non posso dire di essere stato, diciamo, di aver avuto un canone estetico ben preciso fin dall'inizio. Ho sempre pensato, anche quando non mi ero informato riguardo le icone del bodybuilding, eccetera, eccetera, ma anche quando ho cominciato a studiare diciamo, l'argomento fitness, non ho mai avuto un canone esterno, ho sempre pensato a sviluppare quello che era il mio, cioè nel senso di diventare la miglior versione di me stesso. Ok, che secondo me è la cosa che dovrebbero fare tutti, eh? Sì, sì, alla fine, perché, ok, un Frank Zane, un Schwarzenegger, un Lou Ferrigno, famosissimo, Lou Ferrigno per esempio me lo vedevo molto spesso da piccolo. Faceva Hulk, no? Arca miseria, faceva Hulk. E che Hulk? Fisico. Effetti speciali, non ce lo ricordiamo, cioè non ci dimentichiamo che lui era così pitturato di verde. Sì, pitturato, senza... non c'erano effetti speciali al tempo. Andate a vedere, vabbè, ovviamente con supporti chimici dell'epoca, però insomma era veramente un statuario. Quello sì, però diciamo che non è che io pensavo a Lou Ferrigno. Nel 1999, quando ho iniziato, ho pensato semplicemente a mettermi in forma. Nel 2014 vedevo invece i fisici che un po' mi si adattavano, non per falsa modestia, magari con Frank Zane, questi qua un po' più definiti, un okay. po' più... tutto qua. Quindi mi spiace non poter fare qualche paragone in linea poi. Però insomma, però al livello di subconscio penso che anche i ragazzi più giovani siano, che certi cartoni animati ancora si vedono sui canali, sia su internet che sui canali di oggi, inconsciamente comunque certi canoni estetici vengono comunque trasmessi, questo è sicuro. Hai detto una cosa molto giusta, perché si ricollega anche a una cosa che tu hai detto prima, ovvero la miglior versione di te stesso, perché anche purtroppo dobbiamo fare i conti con quello che è la nostra genetica. Esatto, sì. Sappiamo che per quanto tu possa comunque spingere a avere degli ottimi risultati anche con una genetica che magari è mediocre, chi magari è più magrolino, più esile, ma proprio di genetica, cioè sei fatto così, magari non diventerai mai Lou Ferrigno, appunto, però per il tuo magari riuscirei a fare grandi cose. Esatto, esattamente. Quindi esattamente. L'ispirarsi ha senso, ma in parte, questo ci tenevo a dirlo. Esatto, esatto, bravissimo, sì sì. Bene Alex, io ti ringrazio di essere passato a trovarmi, spero magari in futuro che tornerai o verrò io da te, come vuoi, ci faremo un'altra bella chiacchierata. Mi raccomando ragazzi, seguite tutto il suo canale, trovate il link in descrizione e trovate il link in descrizione della sua pagina Instagram. Quindi Alex, di nuovo, ti ringrazio. Grazie a te Valerio, grazie a te per l'opportunità e grazie veramente per tutto, anche per, ci sottolineo il ringraziamento per avermi comunque stimolato e supportato nella creazione del canale YouTube e comunque per essere sempre stati in contatto, nonostante io mi alleno per conto mio nel garage. Sì, che 14 gradi adesso, c'ho la felpa. D'inverno, d'inverno che fai? Accendi il fuoco? Io c'ho la stufetta. Oh, sì, poi alla lunga ti scaldi, no? Quindi io ti ringrazio perché comunque tante non ci vediamo da parecchi anni, siamo sempre rimasti in contatto. Un annetto buono forse che non ci vediamo. Forse pure qualcosina di più. Infatti, esattamente, esattamente. E la stima è reciproca e io anch'io ti auguro il meglio per tutto e spero anch'io che ci possiamo incontrare su web anche dal vivo, passato questo casino. Esatto, esatto. Bene ragazzi, per oggi è davvero tutto, io vi abbraccio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao.